Good morning a tutti voi e buona giornata e buona settimana. Siamo al capitolo 9 di Luca, al versetto 46. Nacque una discussione tra di loro, cioè i discepoli, chi di loro fosse più grande. Già questo passaggio ci fa immaginare, ci fa pensare a noi stessi, a quello che accade tra di noi, potremmo dire a quello che è accaduto ieri. Ieri ci sono state le lezioni, ecco, a chi fa la gara ad essere migliore, a spararla più grossa, a pensarsi più grande. Vabbè, ma adesso non entro in questo particolare, spero che tutti voi siete andati a votare, perché votare è una cosa importantissima, ma chiusa parentesi. Ma soprattutto chi fosse più grande, chi fosse più grande. Questa cosa qua mi impressiona, no? Mi impressiona, mi scandalizzo un po' perché dico, ma guarda lì, sti discepoli, che uno vuole essere più grande dell'altro. Poi guardo me stesso, guardo la nostra realtà, guardo la Chiesa e dico, mamma mia, esiste ancora questa cosa qua, no? Esiste ancora la gara a primeggiare. Che non è il sano, come dire, il sano voler tirare fuori i propri talenti e quindi mettere a disposizione i propri talenti, le proprie qualità, la propria creatività, la propria intelligenza. Cioè qui non si parla di essere grandi e quindi in contrapposizione essere falsi umili. No, 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 lasciamo perdere queste cose. Essere più grande significa qualcuno si pensa superiore agli altri. E questo è grave per loro, ma loro ormai hanno vissuto, hanno fatto la loro esperienza, ce l'hanno raccontata. È grave per noi quando qualcuno si pensa più su degli altri. Questo no, non va bene. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, disarmante, Gesù prese un bambino, se lo mise vicino e disse: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande. La grandezza sta nella piccolezza, la bellezza, la grandezza, sappiamo, per il Vangelo, per Gesù, sta nell'amore, nel servizio. Di fronte a questi che discutono tra di loro, Gesù prende un bimbo. Pensate alla scena, la potenza della scena. Gesù prende un bimbo che nessuno considera, no? E dice, il regno di Dio significa farsi piccoli. Pensate cosa, boh, cosa abbiano potuto pensare loro. Questo è matto, no? Mamma mia, già di nuovo un'altra delle sue uscite. Ma Gesù ci crede in sta cosa qua, la vive sta cosa qua. E chi è più piccolo, e anche chi è più debole, che è al centro del regno di Dio. Poi cambiamo argomento, diciamo così, ecco. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, gliel'abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Non è che cambiamo proprio tema, però è in continuità con quello che abbiamo detto prima. Sottolineo solo questo aspetto, ecco, non ti segue insieme con noi. All'origine, cioè, potremmo dire prima che nasca la Chiesa, c'è già la tentazione di dire non è dei nostri, non è della Chiesa, non ha fatto 18 incontri per prepararsi al matrimonio, non ha fatto 4 anni per prepararsi alla prima comunione, non ha fatto 6 anni per prepararsi alla cresima, non, cioè, non, 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 non. E poi c'è quel contro, no? Non lo impedite perché chi non è contro di voi è per voi.
Abbiamo una mentalità della contrapposizione, ecco. E niente, boh, finisco qua. Questo Vangelo ci invita oltremodo di guardare al bene che c'è nel mondo, e, oltre, diciamo così, oltre i nostri piedi c'è del bene. E chi non è contro di noi è per noi. Chi fa del bene fa sempre del bene, evviva! E quindi, insomma, scopriamolo, guardiamolo, gioiamo, ringraziamo Dio, benediciamo Dio. Le cose belle della giornata di ieri, che appunto, essendo lunedì e un weekend, sono tante. Una cena con due grandi amici, che conoscete perché l'ho già detto altre volte, hanno avuto un figlio che si chiama Geremia. E poi ieri ho avuto una bella celebrazione. Di memoria di una mamma e di una nonna che si chiama Dina. Siamo incontrati con il marito, con i figli, con alcuni amici per fare memoria di questa persona. E abbiamo vissuto un rito un po', direi, fuori dalle nostre categorie, diciamo così, non abbiamo fatto la messa, ecco, ma abbiamo vissuto un rito, sì, perché bisogna vivere dei riti per trovarsi insieme. Abbiamo vissuto un rito in cui abbiamo fatto memoria, ognuno chi voleva ha parlato, ha condiviso qualcosa, e questa secondo me è un'immagine molto bella della Chiesa, cioè di una Chiesa familiare, di una Chiesa domestica, nella quale ognuno si sente libero di intervenire, di parlare, di pregare, di dire quello che ha nella testa, nel cuore, senza dire, esco fuori dal seminato, ecco. Va bene, sono stato forse il più lungo video dei miei Vangeli. Comunque, vi auguro veramente una buona settimana. Ale, buona giornata a tutti voi.